Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi sono Gianina. Io sono Gianina e oggi, così come vi ho promesso, parleremo del mio esperimento, per quanto riguarda lo sgarro controllato. Che significa? Significa che nelle ultime 2 settimane ho fatto questo esperimento, dopo che ho stabilito delle calorie da consumare giornalmente per poter dimagrire. Vi spiegherò in seguito di cosa sto parlando. Ho introdotto in queste calorie che a me fanno dimagrire, ho introdotto un cibo, uno sgarro, cioè che può essere una cioccolata o un gelato, però che non supera nell'insieme le calorie giornaliere. Allora, adesso vi spiegherò questo segreto. Vi spiegherò il segreto di come dimagrire sgarando con uno sgarro controllato. Prima di tutto dovreste scaricarvi l'applicazione MyFitnessPal per poter calcolare tutte le calorie giornaliere. Cioè io inserisco in 30 secondi ogni pasto, inserisco quello che mangio e sto a posto. Cioè non mi leva tempo, tantissimo tempo, perché là basta che inserisci una parola, te compare tutto, metti i grammi e basta. Hai bisogno solo della bilancetta, quella da cucina piccola, e basta. Allora, prima di tutto scarichiamo MyFitnessPal. Ah, vi volevo dire che se volete, c'è anche il gruppo MyFitnessPal Italia. Vi lascerò il link in info box, che è stato creato da me e da una mia amica circa 2 anni fa, credo. E se volete iscrivervi là, se come vi pare. Comunque, scarichiamo l'applicazione. Il secondo step è quello di calcolare il metabolismo basale, cioè significa quelle calorie che mantengono il vostro peso allo stesso livello, cioè ciò che a voi vi mantiene così come siete. La formula la trovate nel link in info box. Dopo che avete calcolato queste calorie, togliete il 25% di queste calorie. Tolto il 25%, ci darà un risultato. A me, ad esempio, mi dà 1200 calorie. Significa che Gianina dimagrisce. Per dimagrire dovrebbe consumare 1200 calorie al giorno, non di più. Vi volevo dire che comunque la formula è abbastanza generalizzata, però comunque ci ha inserito l'età, l'altezza e il peso, e quindi fate un po' di esperimenti. Se vedete che con quelle calorie dimagrite troppo, magari aumentate 100 calorie. Se vedete che non dimagrite per niente, diminuite 100 la prima settimana, poi fate così progressivamente. Dopodiché andremo a inserire nell'applicazione. Vi do esempio mio, le 1200 calorie. Dopodiché dobbiamo inserire i macronutrienti. I macronutrienti sono quelle sostanze necessarie per vivere, cioè carboidrati, proteine e grassi. Ricordiamo che MyFitnessPal è gratuita, c'è anche la versione a pagamento, ma a noi non ci interessa, ci va bene così a gratis. Quindi andremo a inserire. Ho letto vari documenti scientifici e sono arrivata alla conclusione che la maggior parte dei scienziati mettono i macronutrienti in questa maniera: 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30% di grassi. I grassi molto importanti, parliamo di grassi insaturi, grassi sani, come chiamiamo noi, quelli che derivano dalle mandorle, dal pesce, dal salmone, dall'avocado. Non parliamo del grasso animale, che è un grasso saturo che si posa sulle nostre arterie, che ci porta all'ipertensione, che ci porta a cardiopatie e così via. Quindi i grassi sono molto importanti anche loro. Dopo che abbiamo impostato questi valori, ci rimane altro che
inserire tutti i giorni ciò che mangiamo, e al momento che abbiamo bisogno, voglia di sgarare, inserire le calorie anche di quel, come si chiama, di quel cibo, e così non superare le calorie e i macronutrienti che abbiamo in quella giornata. Ricordatevi una cosa molto molto importante, è quella che ogni giorno, ok, potete sgarare. Io personalmente non lo farò tutti i giorni perché per 4 mesi io sono stata libera da zuccheri e cose del genere, quindi mangiando cioccolata e gelato mi sentivo nauseata, quindi farò questo sgaro magari ogni 2-3 giorni, dipende, non me la sento di farlo tutti i giorni, anche se funziona. Però la cosa importante è questa: 80% delle vostre calorie giornaliere deve essere cibo sano. Parliamo di proteine, verdure, legumi e così via. Mi raccomando, solo il 20% può essere del cibo spazzatura. Ecco qui, tutto qui è il segreto, non ci sta nessun altro miracolo, chissà che cosa. Il segreto è questo deficit calorico. Significa che io per rimanere allo stesso peso ho bisogno di consumare ogni giorno 1500 calorie, per dimagrire devo mangiare sotto, basta, è questo il segreto, non c'è altro. Non ha importanza come vengono divise le calorie, se più la mattina, se più la sera, fate come vi pare. È importante avere così un'organizzazione, ma più che altro per voi, perché è una questione mentale. Ma per quanto riguarda il dimagrimento non ha nessuna importanza, quindi se volete concentrare la maggior parte delle calorie la sera, fatelo pure, non ha importanza. È importante che nell'arco delle 24 ore rimaniamo in quelle calorie che ci servono per dimagrire. Un'altra cosa molto importante, io da fino a 18 anni così correvo con la nazionale in Romania, e quindi ho sempre avuto una vita sportiva. Lavoravamo tanto e già sapevamo da allora, parliamo di tantissimi anni fa, tipo una ventina, già sapevamo da allora che per poter bruciare i grassi avevamo bisogno di alzare i pesi. Quindi sfatate sto mito che le femmine, se alzano i pesi, diventano come gli uomini. Non è vero per niente. Lo diventano al momento in quale cominciano a prendere medicinali, steroidi, eccetera, eccetera. Perché noi donne non abbiamo gli stessi ormoni maschili, e quindi di conseguenza ci vorranno 30 anni affinché noi aumentiamo il volume di un muscolo così tanto da diventare palestrate. Quindi a noi donne i pesi ci aiutano tantissimo a bruciare il grasso, tutta la cellulite, per poter aiutarci a dimagrire e a bruciare questa maledetta cellulite c'è bisogno di alzare i pesi. Non dico che dovreste alzare pesi da quintali, 20 kg, 30 kg. Quando andrete in palestra chiedete il consiglio e vi assicuro che vi aiuterà tantissimo a dimagrire. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare, anche qui ho fatto l'esperimento, è l'acqua. L'acqua, se non viene consumata almeno 2 litri di acqua al giorno, non si dimagrisce come dovremmo. L'acqua aiuta a sciogliere il grasso, aiuta a dimagrire, non c'è niente da fare. Dobbiamo imporci di bere 2 litri di acqua al giorno, perché mangiamo meno calorie di quanto ne abbiamo bisogno. Dimagriamo, beviamo l'acqua, facciamo i pesi e vedrete che avrete dei risultati fantastici. Io
Adesso vi lascio al video di cosa ho sgarato questa settimana. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di seguirmi anche su Instagram, perché lì posto tutto quello che mangio, Giannina Italian Style. Un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questa è la mia colazione, due fette biscottate integrali della Buitoni, costano solo 1 euro, raga, le trovate alla Conad, insieme alla marmellata di mirtilli e limone, nocciole e il tè verde. Mi raccomando, marmellata non dolcificata con lo zucchero. Per pranzo 40 grammi di spaghetti integrali insieme a 50 grammi di ricotta di pecora, perché ho scoperto che ha meno grassi, insieme a 50 grammi di salmone affumicato e anche un contorno di insalata di pomodoro. E voilà, naturalmente non è tutto qui, era di più, però l'ho dovuto fare così bello 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 per poterlo mettere su Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche lì, Jenna Italian Style. Allora, oggi è domenica. Oggi inizio una nuova settimana di controllo dei sgari e Gianni si sta mangiando una cioccolata Kinder. Rientro perfettamente nelle calorie. Like, like. Qui mia madre aveva fatto riso e latte, è un piatto che si usava quando ero io piccola, che si faceva al paese mio, molto buono, solo che mia madre naturalmente ha messo zucchero, così io farò latte parzialmente scremato insieme a quinoa, la metterò a bollire. Vi raccomando, seguitela a fuoco basso e aggiungete l'acqua, perché comunque si evapora il latte. E voilà, ho aggiunto anche 10 grammi di noci, ho dolcificato con la stevia ed è un piatto super super buonissimo, è buono buono. Qui ho preparato le patate dolci, quelle americane che io adoro. Ho pesato 150 grammi circa, perché comunque hanno l'amido, sono meno amidosi delle patate normali, però comunque ce l'hanno e sono davvero squisite. E voilà, questo è il mio pranzo, 150 grammi di patate americane, 2 uova fatte nella mia padella senza olio. E qui abbiamo il mio sgarro di oggi, che è un gelato di quelli mini al cioccolato bianco. Mi sembra che ha 120 calorie e così sgariamo oggi. Per la cena, insalata, pomodori e fegato di vitella. Qui questo pranzo è... Abbiamo 150 grammi di patate, prosciutto crudo, avocado e asparagi. Qui ho sgarato perché sempre controllato, quindi lo sgarro controllato. L'unica cosa che ho potuto mangiare di tutta McDonald's sono state le patatine col formaggio sopra. C'hanno circa 377 calorie e a me mi mancavano 450 calorie da mangiare quel giorno, e di conseguenza l'unica cosa che ho potuto scegliere erano solo le patate, perché un panino, ragazzi, ha 500-600 calorie, per non parlare dei panini quelli da menù che hanno 800 calorie. Questa è la mia colazione, oggi sgarrerò già dalla colazione, perché mia madre ha fatto questa specie di torta della nonna che è buonissima e ho scelto di mangiare questo pezzettino ino, ma che ha un sacco di calorie, e quindi di conseguenza sgarerò oggi la mattina. Vi devo dire che sto facendo anche fatica a sgarare, perché non sono più abituata, sono 4 mesi che non mangiavo così e di conseguenza i dolci mi nauseano un pochino. Però farò questo esperimento solo questa settimana. Questa è la mia cena, pomodori, cetrioli e feta greca. Ricordate che io sono rumena, noi campiamo di feta greca. Questo è il mio snack, la mia merenda.
Oggi non vi ho fatto vedere perché il 4 maggio è il compleanno di mia figlia e siamo stati al ristorante. Non ho sgarato, ho mangiato solo una bistecca con l'insalata, però non mandava di fare il video per non stressare la festa di mia figlia che ha fatto 17 anni, auguri amore! E quindi ho concluso la giornata con il melone, neo. Qui è la colazione, abbiamo pancake proteico di My Protein con una banana, fragole, melone e quattro noci, una spolverata di semi di chia. Ricordate che i semi di chia sono molto molto proteici e a noi donne ci aiutano. Questo è il mio pranzo: melanzane fatte sul arrosto e salmone affumicato e pomodoro. Questo è il mio sgarro, è una barretta proteica di Action Pro Action, che raga è una bomba, è proprio buona 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 buona. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di attivare la campanella per non perdere i video.